Amici di Antenna Blu, continuiamo queste nostre dirette da Celio, la vetrina di Sanremo. Siamo in compagnia di Federico, l'olandese volante. Beh, due radiofonici come Luca Cevasca e Claudio Gambaro non potevano Diciamo avere, che non rubare avere anche Federico. Federico, Luca, Claudio e Federico. Dovevamo completare il trittico perché ieri abbiamo incontrato Wanagana, Sì. 2 giorni fa abbiamo incontrato, non mi ricordo chi, adesso è passato, mancava, dicevamo, manca la Mancavo triade. io alla trilogia dei DJ datati, dici? No, vabbè. Esatto. Comunque io, sai, la radio non è età, la radio è sempre futuro perché è sempre progresso, è sempre musica nuova. La stessa cosa che abbiamo detto ieri con Carlo Conti, che appunto questo è un festival molto radiofonico perché finalmente possiamo lavorare anche su dei pezzi che sono giovani, sono carini, anche se meno belli o più belli, ma va bene lo stesso. Però non abbiamo più gli Albano, i Peppino di Capri, insomma tutti questi tra le palle che poi alla fine noi nelle radio private non li potevamo neanche mettere, no? Cioè facevi un festival e c'era la metà erano tutti questi personaggi. Devo dire che la Patti Bravo è stata brava perché È ha stata comunque brava, diciamo. brava, è stata brava, dimmi tutto. A me ha affascinato un tuo racconto recente che ho sentito proprio i giorni scorsi. Poi, tra l'altro, mi pare che proprio oggi sia la giornata ufficiale della radio. Sì. Non, che tu raccontavi della genesi, della nascita di Radio Carolina. Sì. Tutti quanti, noi non noi profani, ma i profani si chiedevano perché in mezzo al mare. Tu hai spiegato perché c'era un motivo. Sì, no, c'era, il motivo era principalmente lo stesso, cioè come in Italia, che nessuno poteva trasmettere dal territorio nazionale perché c'era il monopolio, è la legge proprio. Perciò se tu mettevi una trasmettitore a casa tua e lo accendevi, arrivavano i carabinieri e ti blindavano, cosa che è successo a Radio Milano International all'inizio, insomma, tutto questo. Radio dove militavano anche Eugenio Finardi, Luzzatto Fegiz, se non sbaglio, un po' di un po' nomi. di nomi di questi che ci hanno provato all'inizio, che poi sono finiti 24 ore in questura, poi dopo, sai, ti prendevano i dati, non era poi questo reato, però sono tutti segnalati perché era penale, Era questa roba. penale, Era certo. penale, però in Inghilterra invece si sono resi conto che siccome le acque territoriali sono più piccole, allora sono andati fuori dalle 3 miglia invece che le 12 che abbiamo in Italia, dalle 3 miglia fuori dalle acque territoriali e acqua di nessuno, perciò se tu trasmetti da una nave vuol dire che lo puoi fare perché nessuno ti può dire niente, anche se poi hanno provato con la marina le cose, hanno intimidato, ne hanno fatte di tutti i colori, però alla fine abbiamo battuto lo Stato 1-0 con questa operazione di appunto di libertà radiofonica. E la cosa che a me affascinava ancora di più è l'aspetto che in mezzo al mare l'onda emittente prendeva l'intera costa da francese, inglese e olandese. È Quindi riuscivate olandese. ad avere un tot Beh, di nella milioni di manica, ascoltatori. sai che sei lì. Certo, sei lì. Già l'attraversano pure a nuoto, è come Esattamente. tra la Calabria e la Sicilia. Già, sono un po' di più, sono 70 Sì. chilometri più o meno, però insomma fanno regolarmente tutti gli anni fanno la gara di nuoto tra Inghilterra e Francia. Perciò, sai, se tu ti metti in mezzo, tu prendi tutta la zona di Londra, tutta la zona di Amsterdam, Bruxelles e arrivi fino a Parigi. Cioè hai un bacino d'ascolto di più di quasi 40 milioni di persone. Cioè, una roba, hai capito? Basta un'antenna. Poi all'epoca eravamo in onde medie, neanche in FM, perciò andavi già più lontano, anche se la qualità non era quella di adesso, però insomma anche in onde medie ti facevi sentire. Certo che sì. Poi invece qualche anno più tardi sei entrato a far parte della Band of Jocks e il mese prossimo Ronnie Jones è a Genova, Ah sì, eh sì. Ce l'abbiamo noi. E che fate? Beh, c'è una bella Ah, serata. con la band, Sì, con con la la band. band. Esatto, Sì. Ma è bravissimo lui. è colpevole, non lo vedete mai quell'uomo di là che ci sta scattando le Va fotografie qua. bene. Si chiama Mirko Fagnocchi. Va bene, ciao Mirko. Allora, niente, no, Ronnie è molto bravo nei pezzi di Marvin Gaye, tutte queste Sì, cose qua. esatto.
il vero soul americano. E suonerà al Cancello del Cinabro, che è un locale a Genova. Sei invitato, quando vuoi. No, vabbè, sai che a Genova io abito in Puglia adesso. Infatti, io ti volevo chiederti, perché la scelta di, dopo tanti network, di... Ma perché... Sì, perché la scelta di una radio, sì, importante, ma una radio comunque territoriale, tanto per rimanere in tema di territorio. R101 l'hanno venduta, perché sono Mondadori e adesso è Mediaset. E perciò hanno intenzione di fare una radio di calcio. Ce l'hanno detto. Sì, a me, che ai Jalapas, che a Marco Balestri, che a Paolo Cavallone, tutti gli altri hanno, cioè hanno azzerato lo stipendio. Siccome nessuno di noi vuole lavorare a gratis, allora ci siamo andati. Io ho avuto un'offerta sia di consulenza che per un programma di questo grosso gruppo che c'è in Puglia, che è Radio Norba, che è una delle più grosse radio, non arriva qua, però. Siamo sul canale 760 di Sky. Però noi arriviamo fino a Napoli, loro non vogliono fare di più, fanno tutto il meridione, ma lo fanno molto bene. Sì, è vero. Hai capito? Perciò niente, io sono lì, vivo a Polignano a mare, con una casa con vista a mare. Hai capito? Chi se ne frega, se mangia bene. I frutti di mare crudi, tra l'altro. Va bene, il paese di Modugno, tra l'altro, Polignano a mare. Sì. Ultima domanda, forse ne aveva ancora una collega. Come vivi questo ricambio generazionale della radio, che poi tanto ricambio non è, perché in effetti poi le nuove leve sono poco avvezze, poco preparate, non lo so. Ma perché la radio è diventata più che altro una radio di flusso, perciò siamo perciò gli speaker sono ridotti, cioè noi una volta, cioè parlo di Awanagana, Alex Peroni, Max Venegoni, Gianni Riso, lo stesso Linus, Albertino, sì. Noi siamo nati con una generazione dove potevamo fare quel cavolo che volevamo. Giusto. Adesso le radio di flusso hanno un programma fisso, schedato, dove basta uno speaker, hai capito, che ogni tre dischi annuncia un disco, e insomma è andato così. Cioè la radio, devo dire, è un po' degenerata in questa cosa. Cioè non è più quella radio proprio personalizzata che avevamo noi. Però siccome sono i segni dei tempi, cioè, siamo nella mediocrità e andiamo avanti così. Giusto. Ecco, però avendola provata devo dire che anche fare la radio di flusso è tutt'altro che facile, perché comunque non è facile neanche quello, perché dentro in uno schema piccolissimo devi comunque cercare di esprimerti, devi essere molto riassuntivo e non parlarsi più addosso come si faceva una volta. Verissimo. Beh, noi ringraziamo Federico, stavi andando verso... Perché stasera sono in giuria. L'abbiamo preso, ma... Adesso sono già alle 4:30, perciò... Sì, niente, adesso mi faccio un pisolino e poi Ok. 4 ore in diretta, hai capito? Poi mi devo lavare i capelli, sai che... Ok. Dutchman. Ringraziamo, ciao, ragazzi, ringraziamo Federico. Ciao. Grosso saluto a Antenna Blu. Yes.